No. Beh, ma è una capacità finanziaria. Soprattutto non hai soldi in saccoccia, l'altro aspetto decisivo dell'economia digitale, l'economia delle piattaforme, Amazon, ripeto, è forse un caso molto diverso. Amazon è tantissime cose insieme, monopolio tradizionale, nuovo monopolio, nuovo lavoro digitale e lavoro logistica, quindi insomma i supermercati, insomma, e tante cose. Però se ci riferiamo a Uber, ad esempio, che non ha una flotta, o se ce l'ha, ce l'ha negli Stati Uniti, insomma, è molto articolato, e da dove guadagnano sti soldi? Cioè, non è che prendono dal semplicemente dal furto del salario del povero lavoratore che va in bicicletta, oppure dall'alta percentuale che Uber prende dai suoi autisti freelance, che i freelance non sono, sì, anche da quello, ma parliamo di poca roba. Ecco, questo è un altro aspetto, forse il quarto aspetto della rivoluzione che stiamo vivendo dopo quelli che vi abbiamo riassunto poc'anzi. Queste aziende sono tali perché sono fondi finanziari. La ricchezza ottenuta dal reinvestimento costante dei proventi sul mercato finanziario viene ottenuta in borsa, sottoposta a costanti round di finanziamento, dove queste aziende lanciano un'offerta e viceversa, ricevono offerte e devono rispondere. L'integrazione, altro aspetto decisivo, il quinto aspetto, che questo discorso sulla finanza, pur astratto e incomprensibile, non è tale, perché anche questo aspetto della produzione di denaro a mezzo denaro avviene perché c'è la premessa essenziale. In ogni caso, Uber deve mobilitare macchine, deve scegliere freelance, qualcuno deve guidare quelle macchine in attesa della macchina che si guida da sola, però in attesa di, c'hai sempre bisogno di un poveraccio, di una poveraccia che guida. E così Facebook, senza che noi adesso stiamo qua, non funziona. Cioè, e l'integrazione tra il gesto, come la forza lavoro, e la astratizzazione della vita biologica, che, come hai detto perfettamente tu, è al centro della nuova produzione, quindi della svolta che stiamo vivendo nella rivoluzione digitale, e sono due aspetti strettamente connessi. E non lo sappiamo perché viene invisibilizzato, cacciato nell'oscurità, perché c'è tutto l'interesse, forse non nostro, dei diretti interessati, ma certamente di chi ha tra le mani questo tipo di dispositivo a nasconderlo. E manca anche il linguaggio, la cultura capace, diffusa, condivisa per quello che è possibile, capace di rendere consapevoli anche i protagonisti di questa inaudita e inedita nella storia dell'economia accumulazione di ricchezza, consapevole che quella ricchezza che produciamo anche noi. E vabbè, io ho scritto il libro.